5 agosto 2024. Ho ripreso la bici da corsa e mi son fatto il giro delle frazioni di Brentonico. Ho toccato San Giacomo, il centro di Brentonico, Crosano, Sorne, Cornè, Saccone, Prada, Polsa e rientro al passo di San Valentino. Ho percorso 40 km con dislivello di 1166 metri, impiegando 2 ore e 11 minuti alla media di 18,4. Strada poco trafficata ed è veramente bello pedalare in simili situazioni. Alla nostra sinistra il tipico locale Maso Palù, consigliatissimo, si mangia veramente bene. Entriamo nel centro abitato di Brentonico e davanti a noi si erge la chiesa arcipretale. Passaggio veloce per le vie del centro, percorrendo via Roma e via verso Crosano. Adesso giriamo a sinistra e lasciamo la provinciale 3 alla volta di Crosano. Percorriamo la strada che da Crosano ci porterà alle Sorne. Entriamo nel paese di Sorne, alla nostra destra la chiesa e un po' più in giù l'allevamento
delle Trote, con l'annesso locale tipico, consigliatissimo. Transitiamo per Cornè, splendida frazione. Dopo aver goduto di questi bellissimi panorami alla nostra sinistra, tra poco imbocchiamo la strada che ci porterà verso Saccone. Ecco, lasciata la strada che va verso la Vallagarina, precisamente Chizzola, e saliamo alla volta di Saccone. Tratti di strada non tanto lunga, ma con pendenze al 14%. Alla nostra destra possiamo ammirare il monte altissimo di Nago, metri 2068, e più in basso il paese di Bretonico. Eccoci arrivati nel paese di Saccone, a metri 742 sul livello del mare, e una visita alla lucina rossa del Santissimo nella chiesa per dire una preghiera non guasta mai. Ora passiamo per Prada, ma non notiamo nessun Belzebù che veste Prada. Forse avrà chiuso il negozio, in ferie è andato anche lui. Vediamo alla nostra destra dei cartelli indicatori con la pendenza della strada, in quanto è una delle salite tipiche del Trentino.
stupenda veduta del Monte Altissimo. Ed ora entriamo in Polsa. Percorriamo ora un po' di chilometri sulla strada sterrata che ci porterà sino al passo di San Valentino, facendo attenzione a non forare, non ho la mountain bike oggi. Mucche alla nostra destra, agli Ossi di Capua. Sorpassiamo una ciclista molto scorbutica che non ha risposto al nostro saluto. Beh, ce ne sono di tutti i tipi. Poi chi si crede d'essere sta qua? Adesso scolliniamo e scendiamo alla volta del passo di San Valentino.
arrivati sani e saldi al passo di San Valentino, alla nostra destra Hotel Sole del Baldo, dove si mangia un'ottima pizza. Terminiamo il nostro giro e vi do appuntamento alle prossime escursioni ciclistiche.